Stiamo celebrando la 14ª domenica del tempo ordinario, questo splendido Vangelo proprio di San Luca, che è l'evangelista che è oggetto della nostra attenzione in questo ciclo C dell'anno liturgico, e un brano proprio, lo contiene soltanto Luca, a differenza degli altri evangelisti che narrano l'invio in missione da parte di Gesù, da parte dei 12, cioè i 12 apostoli. Luca ci dice che Gesù ha mandato anche altri 72, 72 che non avevano il rango di apostoli, ma erano discepoli comunque di Gesù. È un particolare molto importante perché sapete che la settimana scorsa è stato ordinato un novello sacerdote qui dalle nostre parti. Questo invio dei 72 è proprio menzionato dall'ordinazione proprio dei sacerdoti, per cui questi 72 hanno un grado inferiore ai 12, ma ne sono collaboratori, ne condividono la missione. E questo è proprio questa, l'allusione, questo invio fa parte del rituale dell'ordinazione dei sacerdoti, che come sapete sono collaboratori in grado inferiore dei vescovi, di cui condividono la missione apostolica, ma li rappresentano poi nelle singole parrocchie. E tra l'altro questo numero, a quanto dicono gli esegeti esperti, non è un numero casuale, perché nell'Antico Testamento 70 erano le nazioni pagane, quindi mentre gli apostoli sono 12, come 12 erano le tribù di Israele, quindi il popolo eletto, 70 invece rappresenta tutte quante le popolazioni non appartenenti al popolo eletto, quindi 72 perché il Vangelo è rivolto a tutto il mondo. Voi sapete, chi quest'anno ha partecipato agli incontri biblici sul Vangelo di Luca ricorderà che dietro la penna di Luca c'è la mente di San Paolo, e San Paolo è l'apostolo delle genti, come sappiamo, quello che è stato incaricato di portare il Vangelo a tutti. Quindi capite già come questo particolare ci introduce, no? E quando si porta il Vangelo a chi non sa niente del Vangelo, qual è la cosa più importante che bisogna portare? Sentiamo. Ci vuole un grande predicatore? Voi sapete che San Paolo non era un grande retore? Se uno legge con attenzione nelle sue lettere, dice: anche se io non sono profano nell'arte della parola, dice, non lo sono nella dottrina. Qualcuno, qualche esegeta, dice addirittura che San Paolo ogni tanto ha pure balbettava un po'. Ma secondo voi San Paolo ha convertito tanta gente oppure no? Era un grande predicatore San Paolo oppure no? Sì o no? Secondo me sì. E che c'è? E qual era il valore aggiunto di San Paolo? Com'è che convertiva tanta gente? Perché San Paolo Gesù aveva dato tutto. Nella seconda lettura ha detto: guardate che io porto pure le stigmate. In un altro passo dice: per me tutto ciò che non è Cristo è spazzatura, non la voglio manco sentire. In un'altra lettera racconta tutto quello che ha passato con il nostro Signore, cioè, mi hanno battuto con le verghe si sa quante volte, 3 volte ho ricevuto 39 colpi, ho fatto un naufragio con una barca, veglie, digiuni, freddo, vedo tutto questo per chi? Per l'amore del mio cuore, per portarlo a tutti. Allora capite perché Gesù dice: come li manda gli apostoli, i discepoli, senza niente? Non portate borsa, né sacca, né sandali. Voi sapete che San Francesco cominciò, già aveva cominciato bene, perché San Francesco andava in giro con saio e un paio del pezzo di suole sotto i piedi, insomma attaccati con culacci. Solo che siccome Luca dice che si possono portare anche i sandali, e San Francesco non è che se la faceva molto raccontare, appena ha letto questo Vangelo da quel giorno non c'aveva manco più quelle suole sotto i piedi, capite? Andava in giro proprio scalzo San Francesco, non è una leggenda, è la verità, capite, no? E perché un segno così forte? Perché la cosa più importante, questo vale anche per noi fedeli, capite? Tante volte anche Papa Francesco ci esorta questa cosa qui. Ma quando è che la gente si riavvicina al nostro Signore? Provate anche a pensare alla vostra esperienza di vita. Quando qualcuno che si dice cristiano, o ancora di più che è un apostolo, quindi che è un inviato, quando tu lo vedi, quando tu lo senti, che cosa capisci? Che questo ci crede, che questo si è giocato la vita presso il nostro Signore, che non sono chiacchiere quelle che vi porta, capite? Oppure sì, io vado a messa la domenica, va così ogni quando mi ricordo. Cioè qualcuno che ci crede sul serio. Vediamo qualcuno che ci crede sul serio. Tutti quanti noi siamo in qualche modo provocati, perché cominciamo a pensare: o questo è matto, che è la prima cosa che si pensa generalmente, ma oppure c'è qualcosa. Capite?
senza niente. E qual è la prima cosa che porta chi porta il Vangelo? Qual è la prima cosa che succede a chi il Vangelo lo accoglie? Che cosa gli dice di dire Gesù appena si entra dentro una casa? E cosa diceva Gesù stesso quando salutava qualcuno? Eppure la Madonna ha detto a me: voi, pace a questa casa. Pace. Noi torniamo da un grande pellegrinaggio in quel di Međugorje. Sapete che Međugorje, parlarne dal pulpito, è un po', come dire, un'operazione un po' ardita, perché non sono ancora apparizioni riconosciute, quindi diciamo così, ne parliamo a condizionale. Sapete che però il Papa quest'anno ci ha dato la benedizione perché ha autorizzato i pellegrinaggi ufficiali, no? La prima cosa che la Madonna disse in assoluto quando apparve lì, sapete qual era? Pace, pace, pace. Vedete come conosce bene il Vangelo la Madonna, pace fra voi e Dio e fra tutti voi. La stessa pace che noi ci auguriamo prima di fare la comunione. Perché prima di fare la comunione la Chiesa dice, ci ricorda che il Signore ha detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace, e ci va a scambiare la pace? Perché se tu non stai in pace con Dio, cioè te devi confessare perché l'hai fatto qualcuno qualche peccato grave, oppure non stai in pace col prossimo, tu la comunione non te la puoi fare, perché non hai incontrato, non hai già accolto nel cuore Gesù, e può ricevere sacramentalmente Gesù soltanto chi l'ha già accolto nel cuore. Quindi gli apostoli hanno la pace e portano la pace. Poi c'è un'altra cosa importante che ci fa un po' di impressione, la terza, e poi ce la guardi e dobbiamo finire. E a quelli che non l'accolgono, che cosa dice Gesù di fare? A noi non ci fa né caldo né freddo, perché non siamo ebrei. Ma se te non è, però sapete che i popoli orientali sono popoli molto molto fisici, hanno dei segni, no? E, ma alcuni anche molto puntarelli. Voi sapete il disprezzo, i popoli orientali, sapete come lo esprimono? O che quando le passano davanti si girano, scusatemi, sputano per terra, d'accordo? Quando si va in Terra Santa, speriamo che sia un prossimo pellegrinaggio, si vedono un pochino queste scene, perché insomma a volte ci sono un po' di idiosincrasie e di litigi in atto, insomma, quindi è possibile vedere queste cose. Oppure quel gesto che dice Gesù: se da qualche parte non vi accorgono, scuotete la polvere che si è attaccata ai vostri piedi e sbattete i sandali. Cioè significa di dire: io me ne vado, ma sta attento che l'hai fatta grossa quanto una casa, ricordati bene quello che hai fatto, me ne sto per andare, ma sta attento. Non è che sta qui una minaccia, come dire, terroristica, cioè, ma è l'estremo tentativo di farti comprendere che qui il Vangelo è la vita, capite? Cioè, aver accolto o non aver accolto Gesù, aver accolto o non aver accolto il Vangelo, la nostra vita su questa terra campa 70, 80, 90 anni. Durante il pellegrinaggio che abbiamo fatto in questi giorni abbiamo visto come la Madonna sarebbe una perfetta catechista, sarebbe una bravissima. Fa proprio il catechismo della Chiesa Cattolica, dice: vi rendete conto, non ci pensate mai che la vita c'ha un senso, che Dio, e sono venuto a dirvi che Dio esiste, che qui non stiamo semplicemente 50, 60, 70, 80 anni a fare non si sa bene cosa sul pianeta Terra e poi andiamo a finire sotto un metro di terra. Questo ci dobbiamo pensare, questo qui, perché non ci pensa nessuno al posto nostro. E chi è che ci fa pensare a questo? Gesù è il Vangelo che ci annuncia, che ci dice che la vita non è semplicemente piattamente ridotta qui. Ci dice che c'è qualcos'altro, ma per raggiungere quel qualcos'altro, voi sapete, oggi c'è diffusa una mentalità che dice: sì, forse qualcos'altro c'è dopo la morte, ma tanto ci vanno tutti là, cioè vanno tutti in paradiso. Quindi come campi, tanto poi alla fine c'è qualcosa e sicuramente andrà a finire bene. Voi siete d'accordo con questa cosa qui? Uno può anche essere d'accordo, può anche essere gradevole, ma la Chiesa non insegna questo, il Vangelo non insegna questo, purtroppo. C'è qualche altra cosa, ma questa qualche altra cosa è diversificata. C'è il bello, il molto bello, e c'è il brutto, il molto brutto, capite? Ultima parte del Vangelo, gli apostoli dicono: Signore, quanto siamo contenti, noi siamo andati nel tuo nome, tutti i diavoli, tutti i finti, gli indemoniati si mettono qua tra le gambe quando uno li aggredisce e si presenta a loro nel nome di Gesù, scappano subito. Esistono i diavoli o non esistono?
voi. Satana esiste o è una teoria, è un'idea, una personificazione del male, è un concetto arcaico, come ha detto qualche teologo, che sapete, allora una volta sapevano che c'è sta qualcosa che non funziona, dobbiamo attribuirlo ad una figura mitologica, d'accordo? Come ha detto qualche teologastro un po' fuori di testa, insomma, negli ultimi 50 anni. O esiste veramente? Sapete che Papa Francesco, oltre che soltanto, ci ha fatto una capa tanta, nel senso buono, Dio, che Dio lo benedica per questo, tanto così col diavolo e con Satana. Noi, al termine della Santa Messa, chi ha la bontà e la carità e anche la voglia di rimanere a fare le preghiere, ancora facciamo, in aggiunta alle preghiere che facciamo, sotto la tua protezione, San Michele Arcangelo, che già lo facevamo, che il Papa chiese di fare ottobre scorso, per difendere la Chiesa contro gli attacchi del diavolo, perché siamo sotto attacco. Quindi il diavolo esiste. E il diavolo chi è che se lo mette sotto i piedi? E non deve avere nessuna paura, gustando anche la gioia di sentirsi più forti del diavolo, liberi dalle sue angherie e capaci di vincere le sue tentazioni. C'è Gesù nel cuore, gli apostoli lo portano e coloro che l'annunciano. E allora la pace si sposa con cosa? Con l'altra, con le due caratteristiche discepoli di Gesù. Se abbiamo queste due, stiamo su una buona strada. La pace e la gioia. Pace a questa casa, gli apostoli tornarono pieni di gioia. Gesù gli dice: si sottomettono i demoni? I demoni si sottomettono perché ti ho mandato io, quindi questa non è roba tua, c'è rallegrati però perché il tuo nome è scritto in cielo. Sapete quando è che in cielo scrivono il nostro nome? Quando è che il nostro nome si scrive nel cielo? Guardate che ci sono i nomi scritti nel cielo, non è un gioco. Il libro dell'Apocalisse ne parla molto bene, la tradizione universale saranno aperti dei libri, c'è il libro della vita, del cielo, dove ci sono scritti i nomi e cognomi. Speriamo che ci sia scritto pure Leonardo Maria Pompei, io spero che ci siano scritti anche i vostri. È come se qualche fa Dio scrive a casaccio, secondo voi, dice: oh, guarda, dice Francesca, scrivo di coro, non scrivo perché mi sta antipatico. Scrive così il nostro Signore, secondo voi, i nomi del cielo. Come li scrive i nomi del cielo? Scrive i nomi del cielo di quelli che accolgono Gesù, quelli che si convertono, quelli che prendono sul serio quello che dice, che cominciano a vivere santamente. Appena comincia a fare questo, comincia a scrivere qualche letterina, no? Se poi persevere fino alla fine, ecco, c'è tutto quanto, nome e cognome. Una volta che quel nome sta scritto lì in paradiso, non ha. Se hai vissuto accogliendo il Vangelo e seguendo il Vangelo, non senza questa condizione. Ecco il senso di questa bellissima domenica. Il Vangelo è la cosa più importante che esiste, perché sia creduto deve essere vissuto, ma vale fare qualunque cosa perché qualcuno lo possa incontrare, e vale fare qualunque cosa per poterlo vivere, fino in fondo e senza sconti. Bene, Maria Santissima, se vogliamo farla felice, ecco, ha detto pure proprio Francesco, veramente, se volete farmi felice, facciamo tutte e due le cose bianche, perché ce ne stanno tre, una l'Eucaristia, una la Madonna, una il Papa. Se cominciamo a leggere il Vangelo, le facciamo tutte e tre, perché Gesù è tutto contento che leggiamo la sua parola, la Madonna è tutta contenta che leggiamo la parola di suo figlio Gesù, e il Papa l'ha detto più di qualche volta: volete farmi felice? Volete farmi felice? Pigliate il Vangelo e leggetelo, meditatelo, mettetelo in pratica. Che la Madonna ci aiuti a farlo bene e sempre. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.